A luglio del 2019 i nostri percorsi si sono incrociati ad una conferenza importante, una tappa della Goletta dei Laghi in Unione Industriale Verbania. Forse era inevitabile che i destini si incrociassero. È un'associazione importante che fa dell'ambientalismo scientifico il cavallo di battaglia e una che della cultura fa altrettanto. Sul territorio hanno deciso di partecipare a un importante bando, e ringrazio Fondazione Cariplo per quello che ha messo in gioco e in campo. Abbiamo la volontà di rispondere a tutta una serie di necessità, che sono quelle di un consumo consapevole, parliamo chiaramente di plastica, no? Come ben sapete, di insegnamenti a un utilizzo alternativo, della possibilità di valorizzare ancora le altre materie, quelle che oggi si tendono a non utilizzare, che sono la ceramica, il vetro e l'acciaio. Abbiamo dei progetti interessanti su lavastoviglie ed altro, con una serie di partner che adesso racconterà Enrica. E abbiamo anche la volontà, essendo, come ho detto prima, giocando sempre con i dati scientifici, di provare a verificare la riduzione in questi 2 anni che accompagnerà il progetto della quantità di plastica prodotta nei 4 comuni che sono partner. Quindi abbiamo dei dati che sono monitorati dalla Regione Piemonte e li useremo. Sì, Asilo Bianco in rete con il comune di Orta San Giulio, Miasino, Ameno e Brigano Varese, e logicamente Legambiente e alcuni partner privati, hanno, diciamo, definito delle linee guida, come anticipato. Noi ci occupiamo di valorizzazione territoriale attraverso la cultura e l'arte, e quindi speriamo di quest'unione tra ambiente e cultura che sia un'unione vincente per questi prossimi 2 anni di attività e progetti condivisi su questo territorio.